Giuseppe Lo Bianco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare il saggio che lei ha scritto insieme con Sandra Rizza. Sandra Rizza, leggo nelle svolte di copertina, ha imparato il mestiere di giornalista negli stanzoni dell'Ora di Palermo, dove tra l'altro lei ha lavorato come cronista di giudiziaria e poi è passata, Sandra Rizza, al Manifesto, alla Stampa, a Panorama e oggi collabora con il Fatto Quotidiano, cosa che corrisponde anche per Giuseppe Lo Bianco, che è corrispondente dalla Sicilia per il Fatto Quotidiano, tra l'altro tra i fondatori dell'associazione Memoria e Futuro. Giuseppe Lo Bianco, ci racconta brevemente di questa associazione Memoria e Futuro? Questa è un'associazione che noi abbiamo fondato circa 6 anni fa con l'obiettivo di promuovere la conoscenza storica di fatti di cronaca oramai ascrivibili alla storia italiana che sono rimasti spesso in ombra e con particolare riferimento agli episodi che hanno segnato la storia dello stragismo italiano a partire dal dopoguerra ad oggi. Memoria e Futuro vuole promuovere appunto una più attenta e specifica ricerca storica su determinati fatti, portando a galla il più possibile attraverso lo studio dei documenti, attraverso le testimonianze, attraverso tutto quanto è possibile fare, diciamo, nell'ambito della ricerca storica, pezzi di verità e pezzi mancanti di verità che ancora, come dire, sono sepolti o negli archivi o tra le carte processuali. È un lavoro di ricerca storica, Un insomma. lavoro di ricerca storica, di testimonianza, ed è un lavoro per onorare la storia. Cioè, onorare la storia si fa in una sola Assolutamente sì. maniera, studiando la storia e tirando fuori le carte di ogni cosa. Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza sono autori dell'Agenda Rossa di Paolo Borsellino, un libro pubblicato dalla casa editrice Chiare Lettere con la prefazione di Marco Travaglio. Sono gli ultimi 56 giorni nel racconto di familiari, colleghi, magistrati, investigatori e pentiti. Ci racconta l'immagine di copertina, Giuseppe Lo Bianco? Ma noi, questo libro che adesso è uscito nella sua ultima edizione con una copertina diversa, la sua prima uscita risale al 2007, quindi sono passati oltre 15 anni. E quel libro per noi segnò un momento importante della nostra produzione, diciamo, di cronaca, perché con quel libro cercammo di andare oltre il racconto di un singolo fatto omicidiario, sia pure di strage, quindi sia pure gravissimo, perché comunque era stata una strage. Cercammo di inquadrare quella strage dentro un contesto che allora non veniva così tanto raccontato, cioè un contesto che prevedeva appunto nell'ambito di questi 56 giorni che separavano la strage di Capaci dalla strage di Via D'Amelio, il racconto di un uomo solo, Paolo Borsellino, che si trovò al centro di un meccanismo istituzionale in evoluzione che poi sarebbe stato meglio, come dire, specificato ed emerso poi nei processi con la cosiddetta trattativa, successivamente, eccetera, ma che allora era ancora del tutto in ombra. E cercammo di raccontare appunto la figura di Paolo Borsellino attraverso la sua vicenda sia professionale sia istituzionale, perché in quei 56 giorni ebbe numerosi incontri e fu al centro di numerosi interessi anche istituzionali, venne proposto, come ricorderemo, persino come è votato come candidato al Quirinale da 47 deputati del Movimento Sociale, venne indicato come il prossimo direttore della Direzione Nazionale Antimafia al posto di Falcone ucciso a Capaci, e infine raccontare anche il Borsellino umano, soprattutto la solitudine terribile di quest'uomo che andò consapevolmente incontro alla morte con una sorta di martirio consapevole che nemmeno la più assurda e la più brillante della tragedia greca avrebbe mai potuto immaginare.
Ecco, questo è stato il nostro lavoro, diciamo, di ricostruzione, che era ovviamente impossibile fare avendo a disposizione soltanto, come dire, lo spazio di un articolo di giornale, ma occorreva per farlo, come dire, un libro. E quella fu, come dire, l'idea embrionale che poi partorì l'Agenda Rossa. Giuseppe Lo Bianco, in questi giorni si sta dibattendo sulla trattativa, di nuovo, su quella trattativa che ci fu tra lo Stato e la mafia. E oggi salta fuori una realtà diversa. La trattativa forse c'è stata, ma per proteggere lo Stato. La strage di Via D'Amelio era decisa e quindi la sua esecuzione non fu accelerata dalla cosiddetta trattativa. Questa è la... Sì, la ricostruzione della sentenza, della motivazione della sentenza d'appello. Adesso, come dire, staremo a vedere gli ulteriori sviluppi, vedremo se la Procura Generale deciderà di ulteriormente di ricorrere in Cassazione. È una sentenza che, per quanto riguarda la parte, diciamo, che riguarda la strage di Via D'Amelio, lascia parecchi interrogativi in sospeso. E tra l'altro io ho avuto modo di leggerla non tutta, diciamo, perché sono circa 3.000 pagine, ancora non sono riuscito a leggerla tutta. Però sembra, da quello che io ho letto, diciamo, sui giornali, che la parte che riguarda la strage di Via D'Amelio e il Borsellino sia stata tenuta, come dire, in misura proprio minima, diciamo, se ci sono stati solo degli accenni, diciamo. Invece, comunque, noi riteniamo, io ritengo che comunque quella vicenda della strage di Via D'Amelio sia una vicenda centrale per decifrare quella ondata di fascismo mafioso che dal 92, ma con radici nel 91, perché non ci dimentichiamo che tutto parte da alcune riunioni fatte dai boss mafiosi della cupola regionale nelle campagne di Enna nell'autunno del 1991. Quella strategia, quella stagione, diciamo, abbia avuto come momento centrale proprio la strage di Via D'Amelio, che resta la più misteriosa delle stragi di mafia, è la meno approfondita, è quella sulla quale si è scaricato quello che la sentenza del Borsellino Quater ha definito il più grande depistaggio alla storia italiana. Oggi, 15 anni dopo, non è cambiato nulla. L'impressione è sempre più palpabile che ai piani alti del potere quelle verità indicibili le conoscano in tanti, ma siano d'accordo nel tenerle coperte da una spessa coltre di omissis, per sempre. L'Agenda Rossa è la scatola nera della Seconda Repubblica. Così scrive Marco Travaglio alla prefazione di questo libro, era il giugno del 2007, ovviamente, tenendo conto di 15 anni. E da allora che cosa è cambiato rispetto a queste parole? La storia di questa Agenda Rossa, che è una sparizione molto importante, sempre tenendo conto delle parole di questo libro, non è solamente la storia di una sparizione di un'agenda, ma la storia della sparizione di una storia di mafia. Sì, noi abbiamo, come appare chiaro, diciamo, in qualche modo abbiamo scelto l'idea importante, diciamo, della struttura del libro, era stata quella di riscrivere in qualche modo l'Agenda Rossa facendo un diario di questi 56 giorni, quindi di come li aveva vissuti Paolo Borsellino nei suoi vari incontri, per dare conto appunto della solitudine di quest'uomo, però tenendo presente sempre che l'Agenda Rossa era in quel momento, come scrive bene Marco Travaglio nella prefazione, la scatola nera della Seconda Repubblica, cioè era il documento che, se trovato, se decifrato, avrebbe aiutato a comprendere una serie di passaggi poi successivi, anche come dire, violenti, di tipo stragista, eccetera, che hanno segnato poi il passaggio dalla prima alla seconda repubblica, prima con la fase delle stragi del 92 e poi con quella del 93, per finire con l'arresto dei fratelli Graviano il 27 gennaio del 1994 a Milano. Ecco, se questa agenda fosse stata recuperata, certamente oggi ne sapremmo molto di più rispetto a tanti buchi neri, a tanti misteri che restano ancora irrisolti.
Misteri risolti sicuramente, e poi non c'è solamente, chiaro, questa agenda rossa nella quale minuziosamente Paolo Borsellino riportava molti dettagli della sua attività, ma qui non è solamente un fatto di sparizione, peraltro molto grave, dell'agenda rossa, ma è proprio un clima di omissis che si è creato intorno a questa vicenda. Invece di avere delle verità, e parlo al plurale, qui invece si avevano soprattutto dei silenzi, e questo la dice lunga, Giuseppe Lobianco. Sì, ci sono stati dei silenzi, ma sono stati dei silenzi che hanno segnato l'intera storia dello stragismo italiano, segnato da una catena di depistaggi senza fine, depistaggi anche istituzionali. Sono stati esponenti dei servizi segreti che sono stati condannati dalle corti e dai tribunali di questo paese, penso al Sergio di Bologna, con il generale Musumeci, al colonnello Belmonte, penso anche alla strage di Piazza Fontana o alla strage di Piazza della Loggia a Brescia, in cui il giudice Salvini attestò anche un'influenza, come dire, di potenze straniere nella conduzione delle indagini, dei depistaggi delle indagini. Quindi è una storia lunga che ha un filo nero che parte da lontano e che probabilmente non è disgiunta, diciamo, nella sua capacità ideativa e forse anche esecutiva nella strategia. Facciamo un passo indietro, poco prima dell'uccisione di Paolo Borsellino, cioè l'uccisione di Falcone, che è stato un altro atto fortemente intimidatorio. E quindi qua, a seguito dell'uccisione di Falcone, lei scrive che i pentiti battono in ritirata. E fu il momento delle continue ritrattazioni. Ora, se questo può apparire normale da un punto di vista processuale, qui se i pentiti battono in ritirata e poi ritrattano, probabilmente uno può anche pensare che siano anche eterodiretti. Che ne dice? Ma il dato, diciamo, che salta all'occhio in quel momento è che se i pentiti ritrattarono, evidentemente avevano avuto sentore che un clima stava cambiando, un clima favorevole alla collaborazione con la giustizia stava cambiando. Loro, quella gente che ha, come dire, una sorta di fiuto particolare per l'aria che tira in quel momento. Quindi è comprensibile in qualche modo che, fiutando l'aria, insomma, si siano resi conto che il clima stava cambiando e che quindi non era più favorevole ad una, come dire, accettazione nella comunità civile della collaborazione della giustizia, e quindi hanno cominciato a fare passi indietro. Questo è accaduto anche ciclicamente. La lotta alla mafia, le stagioni di lotta alla mafia sono segnate anche da questo tipo di stagioni in cui i pentiti si sono ritirati per poi magari ritornare, diciamo, come dire, a fare altre ritrattazioni e altre dichiarazioni. Giuseppe Lobianco, nell'ultima pagina di questo saggio che è stato ripubblicato da Chiare Lettere, l'agenda rossa di Paolo Borsellino, la stessa Rita Borsellino dice giustamente che è convinta che esistano documenti e carte da cui la verità potrebbe ancora venire fuori, e crede che sia utile istituire una commissione parlamentare di inchiesta. Ora, quante sono state le commissioni parlamentari di inchiesta in Italia e quanti pochi risultati si sono avuti? Ma là bisogna distinguere. Io penso alla commissione stragi presieduta dal senatore Pellegrino, che ha raggiunto risultati importanti documentari che stanno lì e che aspettano di essere ancora ulteriormente studiati, analizzati. E altre commissioni parlamentari, per esempio, non si sono mai occupate della vicenda stragista di quegli anni. Questo è un vulnus grave per questo paese, perché un paese che non si interroga attraverso il suo strumento parlamentare su che cosa è accaduto in una fase che non è sicuramente secondaria per la vicenda italiana, perché il passaggio da un assetto istituzionale ad un altro a suon di bombe. Io ricordo che lo stesso onorevole Violante le definì le bombe del dialogo,
Ecco, il passaggio la cui comprensione dei fatti viene affidata esclusivamente alla magistratura, è un paese che scarica su un suo corpo, su uno dei tre poteri dello Stato, il compito dell'accertamento della verità. Invece questo è un compito che in Italia hanno svolto in passato più o meno egregiamente le commissioni parlamentari, penso alle commissioni dell'antimafia del 72, degli anni 80, la commissione Pafundi, la commissione Cattanei, eccetera. E probabilmente avere delegato alla magistratura soltanto il compito della ricerca della verità ha causato in questo paese un ritardo di decenni. Noi adesso, oggi, nel 2022, scontiamo un ritardo pesantissimo nel conoscere pezzi della nostra storia. Nel conoscere pezzi della nostra storia, e questo non è solamente un compito dei magistrati, che devono fare giustamente il loro lavoro, non è compito solo dei giornalisti, ma per conoscere è compito di tutti quanti noi. Nessuno deve sentirsi escluso dal conoscere questa vicenda, perché è troppo facile per noi dire ma non riescono, non fanno, non decidono, non e via di questo passo, ma siamo noi a essere testimoni di quelle vicende, perché queste fanno parte della storia italiana. E anche leggendo un libro come questo, L'agenda rossa di Paolo Borsellino, scritto da Giuseppe Lo Bianco con Sandra Rizza, può essere un momento di testimonianza importante per capire gli ultimi 56 giorni di Paolo Borsellino. Ricordo che il libro è pubblicato dalla casa editrice Chiare Lettere, ma prima di salutarci, Giuseppe Lo Bianco, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che sto leggendo è un libro vecchio, l'ho trovato nella mia libreria quasi dimenticato e lo sto leggendo per puro gusto, diciamo, di lettura estiva in questo momento. Si chiama Marxismo e casualità in fisica, è scritto da un fisico sovietico. Risale, un libro vecchio, risale agli anni 60, quindi è una lettura che mi riporta un poco agli anni della mia giovinezza. Non propriamente, come si potrebbe dire, un libro tipicamente da lettura, come si diceva un tempo, non so se si usa ancora, da sotto l'ombrellone. Ma guardi, insomma, non, è un libro che cerca di estraniare la mia mente dai temi nei quali sono stato immerso fino all'altro ieri, dalla lettura delle motivazioni e trattative, e dai temi di cui mi sono occupato nel corso della mia vita professionale. Quindi uno cerca anche altri orizzonti. Infatti, e questo specialmente d'estate. Specialmente d'estate, questo è il senso anche della lettura. Grazie davvero, Giuseppe Lo Bianco, e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.